Stiamo risalendo la bassa Val del Chiese, percorrendo la statale del Caffaro, provenienti dal lago d'Idro in direzione Madonna di Campiglio. Alla seconda rotatoria che troviamo dopo essere entrati in territorio trentino, ci dirigiamo verso Condino e Brione. Questi due paesi fanno parte del neocostituito comune sparso di Borgo Chiese assieme a Cimeco. Dal paese di Condino in fondovalle si diparte la strada provinciale di Brione. Questa risale il crinale ovest della valle sino a quota 893 metri sul livello del mare, dove si trova il piccolo borgo. Il toponimo Brione pare risalga all'epoca longobarda, quindi tra l'VIII e il IX secolo. La storia di Brione è strettamente legata a quella di Condino, dove aveva sede la Pieve. La Pieve stava per indicare un distretto ecclesiastico, ma anche una sede d'incontro della comunità, quindi un riferimento religioso e sociale. La comunità di Condino comprendeva anche il centro montano di Brione. Condino e Brione riuscirono a mantenere una certa autonomia dai signorotti che si contendevano la bassa Val del Chiese, ovvero i Conti Lodron, i D'Arco e i Campo. Il distacco di Brione da Condino avvenne nel 1669. Dopo 5 km di risalita della strada provinciale numero 123 che parte da Condino, troviamo di fronte a noi la trecentesca chiesa di San Bartolomeo, che andiamo a vedere anche nel suo interno. Lato del prospetto frontale della chiesa in direzione sud è accomodato il monumento dei caduti e dispersi di Brione. Dalla scritta si evince qui posizionato a cura del locale gruppo dell'Associazione Nazionale Alpini. Sul versante est, di fianco alla torre campanaria, e subito sotto al cimitero adiacente alla chiesa è ancora visibile un tratto della vecchia strada che saliva al borgo. La seguiamo in direzione sud sino a trovare un vecchio capitello. All'interno di questo si trova una scritta datata 1764. Ritorniamo sui nostri passi e ci posizioniamo leggermente più in alto rispetto alla chiesa, in una stradina d'ingresso al nucleo storico del paese. Qui si trova l'edificio della ex canonica. Questo caseggiato è stato completamente ristrutturato. Ora è una struttura particolarmente adatta a svolgere attività di gruppo o corsi di formazione. Campeggia una meridiana con la scritta "Nulla con l'ombra, nulla senza l'ombra". La struttura dispone di 22 posti letto, è un punto di riferimento per chi vuol conoscere il territorio circostante. Ritorniamo a percorrere la strada provinciale, ma per un breve tratto. All'inizio di un'altra stradina d'ingresso al compatto centro storico, che si stacca dal nostro senso di marcia sulla destra, una piccola fontana che ha anche funzione di arredo urbano. Andiamo oltre e pochi metri dopo incrociamo un'altra stradina
che corre parallela alla prima. Ed anche qui ecco una fontana. In questo caso le dimensioni sono nettamente superiori. Ed è concepita in modo tale da poter svolgere la funzione di lavatoio. Seguendo la stradina ci inoltriamo nei luoghi più caratteristici del paese. Durante il periodo natalizio questi luoghi diventano sceneggiatura per un presepe vivente. Percorrendo le strette vie troviamo la rappresentazione di un villaggio di oltre 2000 anni fa. Al momento della Natività cara al mondo cattolico. A tale rappresentazione collaborano diverse associazioni presenti sul territorio. Continuando la nostra visita, notiamo la presenza di molte fontane. In un paese così piccolo denota il fatto che vi è molta acqua disponibile. Lo avevamo già menzionato in precedenza, ma qua è ancora più evidente la loro funzione anche di elementi di arredo urbano. Perfettamente integrati nel contesto architettonico del Borgo Montano. Durante il ventennio fascista, i paesi che ora costituiscono Borgo Chiese erano già stati uniti in comune unico. Allora ne faceva parte anche Castel Condino. Questo sino al 1945, quando Brione si staccò per primo, seguito due anni dopo dagli altri. Continuiamo il nostro percorso lungo le strette e a tratti ripide stradine, portando in evidenza gli elementi che più caratterizzano il centro abitato. Vediamo l'occhio di Dio dipinto a raggiera sul timpano del capitello del Dos, nella parte alta del paese, ma portiamo in evidenza anche l'interno dell'edicola sacra. E continuiamo ancora sempre nella parte alta del paese, ed è qui che si trova anche il bar del paese. Durante il primo conflitto mondiale, la popolazione di Brione venne fatta sfollare da parte dell'esercito italiano con quella di Condino, essendo i due paesi molto vicini alla linea del fronte. Mentre gli altri paesi della Val del Chiese, a ridosso della linea difensiva austriaca, vennero fatti evacuare dagli austriaci. Brione è anche il paese più in quota di tutta la Val del Chiese. Troviamo ancora un androne caratteristico con più diramazioni che andiamo a percorrere interamente. Siamo ancora nella parte alta dell'abitato e la stretta stradina scende in direzione est verso il nucleo centrale. Ormai la parte più compatta del paese l'abbiamo percorsa per intero, non ci rimane che riprendere da posizioni un po' elevate per avere un'immagine allargata dell'abitato e con questo concludiamo.